Oye, en el calor, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta a la Arenosa. Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos bola, trapo allá en chancleta. Questo è il mio panino con mozzarella, salsiccia e ho messo anche un po' di salsa di pomodoro. Pomodoro, tipico panino napoletano. Pomodoro. Questo invece è quello di Dario, senza salsa di pomodoro, ma sempre con salsiccia e mozzarella, il tipico panuzzo, vedete, fatto con l'impasto della pizza. Vai. Pizzeria Caruta. Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Stavo sbagliato! Benvenuti in questo nuovo mukbang! Come lo sto registrando? Ovviamente sì. Che fa casino. Allora, sì. Siamo qua con le vostre domande. Avete deciso voi cosa dobbiamo mangiare o bere? Tipico panuzzo napoletano. Noi abbiamo fatto questo bel salto in bocca con Asasic! Amore, però poiché ho intitolato davvero la salsiccia, poiché in tantissime ci avete chiesto anche le patatine, abbiamo preso così anche le mie patatine preferite, che sono queste qua, lime e peperosa, e le mie sono queste qua, e le fonti, ma mangiano tutte. Io ho preso anche questa salsina piccante, ragazze. Siamo riservati a mangiare. Che ho trovato al supermercato e non ha zuccheri. Vabbè, non adesso voglio fare una cena fit, no, però in generale non ha zuccheri, strano. Ed è piccante, amore, me l'apri. Ho qua le vostre domande, spero che siano scomode, imbarazzanti e cattive. Piccante. Bella, sa proprio tipo di cipolla. Passo cartella, amore. Dai, anche io vorrei dividerlo, amore. Questo qua. Andiamo, prendiamo la foto. Vediamo così. Non si copre. Okay. Abbiamo diviso il panino. Adesso le leggo su Instagram, ma voi potete lasciarle qua nei commenti le domande per il prossimo mukbang e richieste cosa volete che mangiassimo nel prossimo mukbang. Chiedeteci qualcosa di non eccessivamente calorico, stiamo diventando dei ciccioni a casa dobbiamo vostra. Dobbiamo fare la dieta. Ma poiché ci avete chiesto queste cose, ci dobbiamo sacrificare. E mi raccomando, lasciate tanti pollici in su se vi piacciono i video mukbang con Dario. Ci siamo? Acqua. Cin cin, amore. Cin cin. Guarda qua la ti ciao. Cin cin. Cin cin. Volete uno, ragazzi? Non fare metà così e metà così. No, Vabbè. Yeah. Allora, sì? Sì, metà con pomodoro e metà senza. Questo. Se mi ami. Ma la mia amore mi ama. Oddio. Ce l'ho tre. Ci sono anche i funghi. Io faccio i funghi. No. Allora. Niente domande, ci tengo solo a salutarvi e a dirvi che siete splendidi. Grazie. Grazie. Rosalia, grazie. Grazie, Rosalia. Qualche volta ti vediamo a cena con noi. Faresti un mukbang più particolare, tipo con cibo spagnolo, cinese, turco? Sì, dobbiamo trovarlo. La tua pizza, il tuo piatto, il tuo dolce preferito? Allora, la mia pizza preferita penso sia una semplice margherita o marinara, o quella con il prosciutto, mi piace un sacco, prosciutto, rucola e mozzarella. Invece la mia... Il mio piatto preferito però restano le patatine fritte, ma non solo queste, ma proprio quelle, patatine fritte. La mia pizza... è prosciutto, scaglie di parmigiano, rucola. Ah, l'ho detto io. Però e invece il tuo dolce preferito? Qualcosa solamente al cioccolato. Il pan di Spagna con la Nutella. Ma però deciso. Oh mio Dio. Come primo piatto gnocchi alla sorrentina. Ne amo questo per la fine, raga. Sale e peperosa. Anche dietro, anche Dario fa la dieta e la palestra come te? Sì, però io mangio di più. Anche se lui quando va in palestra trova sempre chiuso. Scherzo, ma hai messo un po' d'acqua, cavolo. Ragazzi, oggi ho cominciato la dieta, volevo incominciare. Allora, è vero. Un po' di questa salsina è piena di cipolla, raga. Dove intingerò le patatine. Comunque dobbiamo... è vero, da domani. Vabbè, fai arrivare... stare bene, no? Perché dobbiamo fare i fisici. No. Che uno si deve sentire bene. Eh sì.
Allora, descrivici la tua nuova casa. Beh, amore, questa è bella. Quando la compreremo? Vabbè, quella che vogliamo comprare. Allora, siamo in trattativa, raga. Non ci possiamo sbilanciare per scaramanzia. Allora, con il parquet a terra? Beh, già stai dentro, fuori. Ah, fuori? Prima di entrare, scusa. Fuori, con il giardino. Un bel giardino verde. Okay. Poi ci mettiamo. Amore, scusa. E ci sono giardini di un altro colore. Dipende uno come vuole fare il giardino. Puoi fare anche il giardino tutto colorato. Pieno di rose, pieno di margherite. Vabbè, comunque ha un giardino immenso questa casa. Almeno. Poi c'ha. Poi metteremo due statue di leoni sul cancello. Oh mio Dio. Sì. Comunque pure questa staffa non è per niente di tanto, ma buona. E poi che faremo? Un bel cane compreremo. Non compreremo, lo adotteremo. Se lo trovo, sì. Un bel... un cane grande. E poi faremo là. Là? Là. In quello spazio grande. La piscina. La piscina. Poi dentro. Vedete, dentro con a due piani più una tavernetta sotto, la villa bellissima. Sotto facciamo il... facciamo il parco giochi. Oh, la palestra. La palestra. Facciamo uno spazio divertimento. Ah, il mio studio. Anche il tuo studio. Per fare il video. C'è una bella carambola, un bel tavolo di ping pong. Sì. Quante volte al giorno vi chiamate al cell? Vediamo. Quante volte al giorno? Poche volte. In verità non tantissime volte, perché praticamente Dario viene sempre a casa mia ogni tot, perché comunque lavoriamo abbastanza vicino casa, abbiamo questa fortuna. Se io un giorno magari devo lavorare da casa, lui passa sempre da casa. Quindi non è che ci sentiamo tantissimo, ci sentiamo per quelle cose più urgenti. Boh, passo a vedere come sta. Tipo se va sul mercato. Tipo oggi. Quante volte mi hai chiamato oggi? Una volta. Una volta sola. Non è sul mercato, amore. Doveva comprare una cosa e mi voleva chiedere. Poi vorresti mai provare uno sport estremo? Sì. Sì, tu. Tu sei pauroso. No, tu lo fai, io guardo. Ecco. Ti butti sopra la montagna. Io ti guardo da giù. Dove amore buttare? Dario non è per niente una persona, come dire, spericolata. Non le fa le cose, no, cose estreme, devo no. dire la verità. Io sì. A me piacerebbe tantissimo. Lanciati da sopra all'elicottero, al paracadute. E io da giù ti faccio la ripresa. Ma tu non ti lanci con me? No. E una mano nella mano. E ti do solo la mano. Mi lasci andare da sola. Ti piace tanto? Io non vado da sola. Non più preferesti per me. Dici la verità. La verità. Non ti butteresti. A se non ti butti io ti lascio. Ok, lo lascio. E non mi butto. Sei proprio un calasotto. Però no, però pure io, devo dire la verità, prima quando ero più piccola non ci pensavo, mo però ci penserei, anche perché dopo aver letto tipo le notizie, non so, tipo di Pietro Taricone, tutte quelle cose. Vabbè, sono cose pericolose. Sono cose pericolose. Se non sei abituato a farle, comunque ci rimetti la vita. La vita. No, oh, vabbè. Tutto è pericoloso. Vabbè, sì. Però ho un rischio in più. Però non lo so, ma cosa mi ha sempre affascinato. Quanto conta per te il peso? Niente proprio. Cioè, per me non conta proprio niente peso, infatti io mi peso pochissimo. Cioè, a me conta come mi stanno i vestiti, come mi vedo allo specchio. Cioè, non ho bisogno di pesarmi, anche perché il peso... Giusto, perché se uno non si vede bene, incomincia a perdere quei 5-6 kg che ha messo durante l'inverno. E noi li abbiamo messi di più.
ma soprattutto, ad esempio, inizi a fare una dieta anche per proteica, se ti inizi ad allenare bene, con a fare ipertrofia, allenamento con pesi, è possibile che il tuo peso non diminuisce, anzi aumenta. Però cosa vuol dire? Stai diminuendo la massa grassa a favore di quella magra, quindi alla fine vedete che il peso è relativo. Oppure magari un giorno, se tipo vi andate a fare una mangiata, oppure adesso che comunque sto mangiando male, tipo domani mi peso e magari posso pesare 500 grammi, un chilo in più, ma non è detto che, cioè non è che mi sono ingrassata nella notte, no, semplicemente ritenzione e gonfiore, quindi non vi fissate, magari anche per esempio durante il ciclo pesiamo di più perché siamo più gonfie di liquidi, quindi non... Allora... ragazzi, ho appena fatto un ruttino, però non ve l'ho potuto far sentire tagliato. Un ruttone. Ho fatto un ruttino, cioè veramente da ragazzi, ho fatto un ruttone. Un ruttino. Allora, vorreste mai... Ma che è successo? Si è rotto la cosa. No, Galeta ha fatto un ruttone. Io faccio tutte queste cose per metterla alla prova, dare e vedere quanto mi ama, fino a che punto. Guarda, amore, rotta la finestra là. Ah. Ho fatto il ruttone. Allora, pure pubblicette. No. Hai sentito? Cosa ne pensi? Ma che cosa? Del rottone. Vorreste mai due gemelle? Così facciamo una botta sola. No. Allora io seguo Alice Campello su Instagram, non so se la seguite. È una ragazza, tipo una fashion blogger italo-spagnola, che ha avuto due bambine, lei è piccolissima, è sposata con un calciatore, a me piace un sacco lei. Comunque ha avuto due gemelli, piccola, giovane, cioè ti giuro sono troppo belli quei bambini, e famiglia la voglia lei, però sicuramente sarà aiutata perché non è semplice quando sono piccoli, cioè secondo me appena nascono, amore ma sono sporca, cioè tipo quando nasce un figlio, i primi momenti già è drammatico, cioè è un momento critico perché comunque devi dedicarti solo a lui. Non sa come muoversi, pensano ai due. Devi allattarlo ogni tre ore, tutto, penso a due. Quando vengono, vengono i due. E la notte? Inevitabilmente ci vuole un aiuto. E la notte come fai? Sono sempre sveglia. Però è bello. Piange uno, piange pure l'altro. Però è bello che tu una volta un colpo solo lo fai tutto. Vabbè sì. È bello se nasce pure maschio e femmina. Quanti? Invece lei ha fatto due maschietti, è vero. Fai male un maschio e femmina, proprio perfetto. Sai, capita, quanti anni di differenza ci sono tra te e Dario? Una ventina. No. Scusiamo. Tu non hai 18 anni. Ah, io ho 18 anni. Aspetta, 18 anni è un po'. Come ho detto bene. Quanti anni sono di differenza tra te? Due. Ok. Sono due. Poco. Questa è bella. Hai mai sentito un odore sgradevole a letto con Dario? Sì, lei lo fa sempre. Sento io l'odore sgradevole. Ragazze, sono buonissime queste palatine, io le amo. Quali sono le vostre palatine preferite? Le mie queste. Le quante sono buone, amore. Sono finite. Amore, erano buone. Ragazzi, lasciami due nella busta, se no te ne mangi tutti. Ecco, se non dovete andare le fonti. Questa è una bellissima domanda, facciamo rispondere prima a Dario. Vai. Poi dopo rispondo io. Candida, come ti descriveresti come capo della tua azienda? Tu come mi descrivi? Allora, io a te. Già ti vedo preparato, No, vabbè, sincero. Molto severa. Non molto elastica. Addirittura. Però è molto precisa, quello che deve fare lo deve fare fino in fondo. Non deve sfuggire neanche una virgola. Rompipalle. Rompipalle. Che devo dire? Rompipalle.
Però qualcosa di positivo lo avrò, no? Sì, vedete, è molto precisa. Un lavoro comunque deve fare fino in fondo, deve essere quello che dice lei. Però sono anche una persona molto entusiasta, che adesso le cose vanno bene, fa i complimenti, no? Sì, fa un rapporto amichevole con tutti. Questo è bene. Diciamo che io, cioè per me... Dipende dalle situazioni, ah. Il mio lavoro è una cosa a cui tengo molto, proprio perché è una cosa che amo, no? Penso pure tu, sì. Che ci dedichiamo anima e corpo, quindi cioè, se vedo che qualcosa che non va bene, non lo so, sto fanno in tilt. Però tutti i nostri dipendenti abbiamo un rapporto splendido, perché comunque siamo una famiglia. Anche Dario, comunque un amicone, ci trovavo bene. Siamo però contenti, loro lo sanno, siamo contenti, loro lo sanno che io sono un po' rompipalle. E sono venuti anche loro rompipalle, anche loro sono venuti precisi come me. Quindi, fantastico. Comunque, grazie soprattutto a voi che comprate sul nostro shop e quindi noi ci ingrandiamo sempre di più. Ormai siamo diventati tantissimi, abbiamo un'azienda grande, uno shop online grande. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri amici, sì, i nostri amici follower, cioccolatini a non finire, sì. Adesso sta avvicinando pure Pasqua, quindi inizieremo con gli ovetti, di Pasqua, non ve lo dico proprio, già l'ho comprati ragazzi, sì, è vero, chissà se non sono finiti, che te li sei mangiati, mi è venuto il dubbio, no? Ok, allora ragazzi, il progetto della nuova casa, Come sta andando il progetto di una nuova casa e in che stile vorresti arredarla? Amore, ma ti stiamo mangiando tutti i fonsi, basta. Immagini due patatine. Facciamo cambio piatto. Va. Allora, amore, come sta andando il progetto della nuova casa e in che stile? Mettiamo le patatine nel panino. Wow, ragazzi, Dario ha messo le patatine nel... Fai vedere, amore. Aspetta. Questa è una cosa bellissima. Guardate. Ha messo le patatine nel panino. Fantastico. Dimmi com'è. Ragazzi, non lo fate. Come non lo fate? Buona? Allora, praticamente il progetto della casa non è un progetto. Noi la casa l'abbiamo scelta, cioè tutto, soltanto siamo in trattativa, questo è quanto. Però poiché siamo molto scaramantici, non vi abbiamo fatto vedere nulla, non vi abbiamo vedere. Però speriamo che davvero che vada in porto questa cosa, per far vedere anche la ristrutturazione, sì, vabbè, lo stile in cui la vogliamo arredare. Che stile? Moderno. Allora, Dario piace moderno, a me lo sapete piace shabby. Però uno shabby vorrei fare un moderno non troppo moderno. Uno shabby non troppo shabby. No, è uno shabby moderno, cioè innanzitutto sicuramente non 300.000 colori perché odio. Mi piace bianco. Uno stile semplice, bianco, marroncino. Marroncino è troppo spento. Bianca. Tutto. Vabbè, devi comunque alternare i colori. Mica tutti i mobili bianchi, tutto. Ah, ma che c'è da pittare la casa? Ah no, pitturare è bianca, tortola. Però amo, non puoi fare tutto bianco, mobili bianchi, questo vuole un po' di contrasto. Bianco, nero e marrone, secondo me. Colori no. Poi, a me, se seguite Elisabetta Franchi su Instagram, mi piace tantissimo la sua casa. Però quindi ce l'ho. Ah, bellissima. Elisabetta, allora ci dai la tua casa? Sì. Allora, youtuber preferiti? Non anche io le patatine nel panino. Allora, youtuber preferiti? Carlita Doccia. Bellino, mio amore. Io devo dire che, come ho detto altre volte, anche se sono una youtuber, non seguo molto, troppo mi rimane poco tempo, però
Penso di averlo detto miliardi di volte. Quali sono i video che guardo di più? Un video? Quello di mukbang. Mukbang ASMR, tipo questo. Mi piace tantissimo. Cosa mangio? Bra. Però vedo anche tipo per esempio cosa mangio con le ricette, mi piacciono. Buono. Buona mura. Le ciccionaggini non ti batte nessuno a te, eh. Una volta misi la pizza nel panino. Come si fa a mettere una pizza nel panino? La margherita nel panino. No, vabbè. Allora, questa è una domanda un po' intima, un po' delicata. Il mio ragazzo non riesce a farmi perdere la, la virginità. Ci date un consiglio? Amore, vuoi dire tu? No, è una domanda delicata. In questo caso non è che si può dare un consiglio, perché quello si deve fare al momento. Diciamo, non è che si può dare... Scusate, mi viene da ridere, è una domanda seria, ma a me mi viene da ridere. Perché Dario, cosa cazzo stai dicendo, amore? Che significa si deve fare al momento? Si deve stare sul posto. E spiegare come fare al ragazzo. Per spiegare, insomma, senza andare nei particolari, amore. Bisogna... fare delicatamente. Delicatamente. Prendere la ragazza. Non prendere la ragazza, cos'è un oggetto? La sua fidanzata. Creare la situazione. Oh, ok. No, ma lei ha scritto che lui non riesce a farle perdere la virginità. E perché bisogna. E ci spiego come. Okay. Crea una bella situazione. La porti in un bel posto, la fai rilassare. Ma il romantico. Ah, non hai capito. Può essere il problema pure più. Questa è pure lei. Ma tu la porti in un posto romantico. Lei sta più sciolta. Mm. E automaticamente il ragazzo. Giusto. Bravo. Hai ragione. Ma tu pensi sia una questione di rigidità? Anche. Innanzitutto, ragazzi, non è. Allora, il sesso. Non è una cosa che si deve fare per forza. Si deve fare per forza una certa età. Si deve fare. Lasciatevi andare, fate quello che vi sentite. Se magari ci sono anche ragazze di 20 anni, che sicuramente tra di voi, che magari sono ancora vergini, ma non c'è nulla di male. Cioè, non è una cosa che c'è una scadenza, oppure lasciatevi andare. Cioè, se magari non è la persona giusta, non lo vuoi fare, oppure magari all'inizio, no? Cioè, non vi dovete sentire l'ansia di questa cosa. Lei non ce lo dice, ma io non voglio dire il nome, però lei comunque ha detto non riesce a farmi vedere la virginità. Diciamo, non, da queste parole si legge anche che lei la vive magari come un'angoscia, no, questa cosa. No. Ma non deve essere così, perché magari non succede la prima volta, magari succede la seconda volta. Prima o poi succederà. Prima o poi succederà, ma non bisogna avere tutta quest'ansia di farlo. Tutta questa fretta. L'importante sono altre cose. Comunque devi stare bene, ti devi volere bene. Quindi dovete viverlo serenamente. Quando succede, succede. Stai tranquilla, perché se ti vuole bene non è una cosa prioritaria. Bravo, non mi veniva la parola. Ti sei mai accorta che te la sei fatta sotto? No, mio Dio. Penso che sia la cosa più brutta del mondo. No. No. Però. Ma che tipo a volte. Ho penso la pipì. Non ho attaccato. Pipì o la cacca. Oh mio Dio. No. Non mi scappa la pupù. Fortunatamente non ho questi problemi di incontinenza, però a volte. Non so se vi capita che tipo stai in qualche parte e magari già c'è lo stimolo, perché io faccio tantissimo pipì. Qualcuno ti può far ridere tantissimo, che tu. No, che tu non ce la fai più a trattenere e devi correre in bagno. Creerai nuovi gioielli ed espanderai il sito con nuovi prodotti. Vi abbraccio, ciao. Ciao Chiara! Ciao Chiara! Sì! 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 Faremo tutto, solo che praticamente tutto ha i suoi tempi. Io ho tanti progetti, cioè ho tanti progetti per quest'anno, però le tempistiche sono dilatate, perché comunque ogni cosa che devi fare, anche la cosa più piccola, richiede il tempo, mesi e mesi. È normale, che poi bisogna farla bene. Quindi
spero di potervi dare a breve qualche bella notizia, veramente nuovi gioielli, nuovi prodotti, nuovo tutto. E basta, poi non mi sbilancio perché sono scaramantica, quindi le cose ve le dico, anche perché poi se io vi dico, no, mi dà fastidio pure a me quando si vanno 3000 mischiati, ah, sto facendo una cosa però non vi posso dire niente, cavolo dici a fare, cioè, allora io ve lo dico, i miei progetti ce l'ho sempre, perché io ogni anno faccio progetti, ogni anno, cioè non sono mai ferma a non fare nulla, però è inutile che vi dica, ah, bello, anche qualche volta giorni che vado così, però non vi dico più di tanto perché, cioè io ogni giorno lavoro a queste cose nuove, però non ve lo dico perché non mi va di giustamente di creare delle aspettative che poi giustamente lo volete sapere. Allora, quando sto proprio, è proprio imminente, è proprio che sta succedendo, è fatta, sta succedendo, ve lo dirò. Però sappiate che io ogni giorno lavoro a questi nuovi progetti, grandi progetti che ci saranno, che ancora sono top secret. Allora, da quando state insieme cosa vi ha colpito il primo incontro l'uno dell'altra? Abbiamo detto un sacco di volte. Ah, questo già l'abbiamo detto, vabbè, diciamo. Repeat. Amore, perché tu vuoi dire la stessa cosa che ti ha colpito, ti ricordi? Che la stessa cosa ti ha colpito di me. Sì, se mi sbaglio mi hai buttato una scarpa in faccia di sfida la telecamera. Oh. Puoi accendere la telecamera. Mi ha colpito il suo sorriso e a te cosa ti ha colpito? Il suo viso. Tutto, allora, tutto il viso. Ragazzi, panino finito! Ragazzi, panino non finito, caduto a terra. Adesso mi finisco le patatine. Sì, mangiate pure qui. Teniamole tutte, scusa. Ma poi quelle di sotto, piene di sale. Comunque, cosa faresti se una persona ti prendesse in giro sul tuo aspetto fisico? Vedi se ti adoro, mi puoi salutare. Ciao Marika! Allora, Marika, è proprio una cosa che ti deve far capire quando ti prendono in giro sul tuo aspetto fisico di quanto quella persona è stupida e cattiva e non merita la tua attenzione. Bravo. E lo dico come una sorella. È successo anche a me, ma sono persone proprio stupide. Perché, vabbè, cioè per esempio parliamo di anche amici, che ci sono a volte amici che magari scherzano sì. Sotto un difetto. Tu comunque sai che è un amico che ti vuole bene, non fa niente, no? Ma no, invece lo fanno proprio per cattiveria, per offenderti, per ferirti. Sono cattivi. Guardi, ma sono anche stupidi, perché... Tu ignorali. Che tu mi offendi sul mio difetto. Ma io sono nata così, che ci posso fare? Non è che è un mio errore. Se vuoi un consiglio, facci scivolare le parole. Sì, facci scivolare le cose, anzi, devi renderti conto di quanto quella, cioè quell'offesa che ti fa non definisce te. Capito? Se loro ti dicono. Ah, tu sei questa, non definisce te, ma definisce lui. Lui. Cioè anche a me a volte mi scrivono certe cose, brutte, certi commenti, certe cose, no? Parlo di haters, di YouTube, internet. Io sono andata appunto di capire che quando mi scrivono quelle cose così cattive, quei commenti non definiscono me, ma definiscono loro. Perché una persona per scrivere questa cosa così cattiva, per scrivere questa cosa così brutta, vuol dire che una persona cattiva. Piccola, cattiva, frustrata, insoddisfatta. Perché io vi giuro che vi giuro su tutto, non ho mai scritto un commento cattivo a qualcuno, mai. Quindi commenti, giudizi, offese cattive non definiscono voi, definiscono chi le dice. Diceva Audrey Hepburn. Hepburn, auguri amore. Audrey Hepburn. Non dice così. Comunque. Audrey diceva: se vuoi avere una bella bocca, pronuncia parole gentili. Se vuoi avere begli occhi. Non me la leggo la frase, vedi? Perché... Oh, ok.
Sono finite. Oh, eccolo qua. Questo è bellissimo. Vai Hepburn. Hepburn, vai. Audrey Hepburn. Per avere degli occhi belli, cerca la bontà negli altri. Quindi tu per avere gli occhi belli devi vedere la bellezza delle persone, la bellezza negli occhi di chi guarda, perché se non la vedi la bellezza, non dico solo esteriore, ma la bellezza di una persona, tutte le sue caratteristiche, sei tu che non riesci a vederla perché non hai occhi belli. Quindi non avere occhi belli, cerca la bontà negli altri. Per avere delle labbra belle, pronuncia parole gentili. Per quanto grossetto voi potete mettere, quanto potete avere labbra carnose, sentite. Per avere belle labbra, se pronunciate parole cattive, non avete belle labbra. Per una figura snella, dividi il tuo cibo con le persone affamate. Per dei capelli belli, lascia che un bambino vi passi le sue dita una volta al giorno. E per l'atteggiamento, cammina con la consapevolezza che non sei mai sola. Bravo. Cioè, secondo me è bellissima questa frase, cioè ti fa capire proprio... Ecco, mo queste parole che ha detto Audrey Hepburn mi fanno capire lei che persona era, capito? Una bella persona. Una bella persona, perché per notare, per avere tutta questa sensibilità, eh? Comunque, ragazzi, questo video è durato la tantissimo. Festa è finita, andate in pace. Ovviamente un po' di significato e di qualcosa costruttivo ve l'ho dato con questa frase. Il cornetto con la cioccolata, non ce la facciamo vedere? No, no ragazzi, il cornetto con la cioccolata non facciamo lo mangiamo a tre, no, stiamo scherzando ovviamente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, questo adesso ce le finiamo comunque a telecamere spente. Lasciate tanti like e tante richieste per i prossimi video. Vi aspettiamo qui, qui a tavola ragazzi, aspettiamo qui. Ciao. Ciao. Buon appetito. Quando sono finite.